Buongiorno amici e amiche, buon venerdì 6 agosto 2021. Oggi Trasfigurazione del Signore. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti 2-10. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia, con Mosè, e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». La festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, ci invita a seguire Gesù su un monte, il luogo in cui è possibile avere una prospettiva diversa della realtà, ovvero vedere le cose a partire dallo sguardo di Dio. Nell'Evangelista Marco questo racconto prende il posto, per così dire, di quello della risurrezione, e Gesù, in compagnia di suoi amici più intimi, manifesta nella sua umanità la sua identità di figlio di Dio. Trasfigurare letteralmente significa cambiare l'aspetto, la forma, e in lui questa esperienza parte dal Padre. Fu trasfigurato, abbiamo sentito, per manifestare come l'umanità, nei pensieri, nei sentimenti, nella volontà, ma anche nella memoria del battezzato, diventa trasparente all'amore di Dio. Guardare la realtà a partire dallo sguardo di Dio significa far sì che la realtà dell'amore nel discepolo si riconosce dalla qualità dello sguardo che può posare su una persona. In un tempo in cui il mondo fa i conti con diverse sfigurazioni, diciamo così, solo mettendoci in ascolto della voce del Padre, «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo», possiamo conoscere e manifestare la bellezza di Dio, perché in Lui noi tutti diventiamo belli. E tu riesci a sentire la bellezza che Dio ti ha messo dentro? Sapresti dargli un nome? Buona giornata a tutti!